Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Massimo Mascini, sono il direttore del Diario del Lavoro, il nostro giornale, per cercare di capire qualcosa in questa nostra società così complessa e così difficile, ha deciso di avviare una serie di faccia a faccia tra protagonisti della vita, politica, economica e sociale del nostro paese per scandagliare i problemi che avvengono e che abbiamo e con i quali ci confrontiamo tutti i giorni. La prima puntata è oggi, 6 novembre. Sono le 10:44 e parleremo di crisi del sindacato, crisi del lavoro in questo momento difficile. Abbiamo due ospiti di eccezione, Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato, e Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera dei Deputati. Due protagonisti della vita politica, ma anche della vita sociale, così connessi, così legati a quanto sta accadendo. Io partirei, questo faccia a faccia, subito con l'attualità, con i problemi più pesanti. Questa mattina, tornano a, a sì, la, si riapre la trattativa tra sindacati e azienda per la vertenza della ThyssenKrupp, una vertenza difficile, una vertenza complicata, che ha avuto anche un momento difficile, tragico quasi, con la settimana scorsa i disordini sono venuti a Roma, la carica della polizia contro i manifestanti che erano venuti da Terni per protestare e per manifestare la loro difficoltà e soprattutto la loro voglia di salvare la loro azienda. Oggi si riapre la trattativa proprio perché dopo il fallimento che c'era stato e dopo questi fatti che sono avvenuti la settimana scorsa, l'amministratore delegato dell'azienda ha manifestato la volontà di cambiare il piano industriale e lo ha fatto esattamente dopo i disordini a Piazza Indipendenza. Allora il problema è questo, e questo vi chiedo, perché si è arrivati a questa difficoltà? Perché questa cosa così difficile? Perché sono servite le manganellate per riaprire una trattativa? O non c'è nessuna connessione tra i fatti. Valeria Fedeli. Intanto buongiorno. No, io devo dire che non collego le manganellate, che sono una cosa negativa, tragica, che non devono mai più ripetersi, con la ripresa della trattativa. Credo che la ripresa della trattativa sia dovuta al fatto che i lavoratori hanno manifestato, hanno chiesto che, diciamo così, loro manifestando di riaprire questo confronto e che il governo abbia immediatamente risposto anche convocando di nuovo il tavolo, ma una vertenza che già si stava seguendo. Ecco, quello che invece che fa riflettere è che ci sono le situazioni come quelle della Thyssen, ma ce ne sono altre in cui la cosa su cui dobbiamo riflettere tutti è questa. Perché? Qual è la ragione per cui i lavoratori arrivano anche a forme di lotta esasperate per poter difendere il proprio posto di lavoro? Io penso anche ai lavoratori delle miniere della Sardegna che sono sotto da 10 giorni, penso anche alle vertenze di Meridiana. Ecco, io credo che questo sia il tema. Noi non possiamo, parlo della politica, ma parlo anche alla classe imprenditoriale, non si può far esasperare, far arrivare a forme di lotta così, diciamo, forti ed estreme, per invece affrontare un tema che deve essere affrontato, cioè quello del lavoro, dell'occupazione e della prospettiva per le aziende in crisi. Questo mi pare un elemento fondamentale. Sottolineo che la cosa importante oggi è che la trattativa venga ripresa, che l'amministratore delegato abbia scelto di cambiare il piano industriale. Mi auguro che il piano industriale significhi dare prospettive di occupazione ai lavoratori di Terni e della ThyssenKrupp. Così sembra che sia, dalle parole dell'amministratore delegato, così sembra che si possano riaprire tutti e due i forni e quindi salvare questa azienda che non è una delle solite, delle tante aziende, è un settore siderurgico con tanta difficoltà dopo i fatti e le vicende dell'Ilva, ma è un gioiello della nostra produzione e rischiamo di perderlo. Di Maio, chi ha sbagliato in questa vertenza? Ma C'è un colpevole? il colpevole è sempre, in questo caso, la mancanza di prospettiva della politica. Noi abbiamo oggi, come ieri, un governo che ragiona da oggi alle prossime elezioni. L'azione politica degli ultimi 20 anni in questo paese è sempre stata: a 5 anni si andava bene, a 3 anni si andava male. Oggi la A volte vertenza, anche a meno, anche a purtroppo. meno, la vertenza dell'Ast di Terni, che si
Ad un problema fondamentale. Nessun governo negli ultimi 20 anni si è mai chiesto che cosa voleva farsi della siderurgia in Italia. L'acciaio, in questo paese, un piano per l'acciaio, che cosa se ne voleva fare? Allora, quegli stabilimenti che erano nostri sono finiti nelle mani adesso della Thyssen, per esempio quello di Terni, e adesso io non vedo perché il governo debba costringere i lavoratori a venire a Roma a fare delle manifestazioni che a volte poi, quando c'è tensione, sfociano in quegli episodi, se invece avessimo avuto un governo che aveva le idee chiare su cosa volesse fare dello stabilimento AST di Terni. Quello che noi abbiamo detto più volte è: se noi vogliamo come Stato impadronirci del nostro acciaio, non dobbiamo pregare i tedeschi di restare, di tenere acceso un forno. Utilizziamo gli strumenti normativi e amministrativi per poter entrare nell'acciaio che oggi è privato e anche di altre nazioni, gli imprenditori non sono neanche italiani, e iniziare a fare un percorso per dare posti di lavoro, utilizzare un settore strategico a nostro servizio, a servizio della nazione Italia, e soprattutto cominciare ad ascoltare le persone che abitano la fabbrica, ad ascoltare i sindacati. Non ne faccio una generalizzazione, ma gli operai dell'Ast di Terni, furono loro a dirmi a Terni: guardi che noi abbiamo tutte le soluzioni per risparmiare i soldi, a voler risparmiare i costi del personale, sappiamo bene qual è la situazione qui nella fabbrica, loro fanno l'acciaio inox, che è un acciaio molto competitivo, però il problema rispetto a questo, abbiamo un governo che non ragiona da qui ai prossimi italiani. Io voglio che quello che si costruisce in Europa d'acciaio deve essere con acciaio europeo, c'è certo. Il programma CARS 2020, che è un progetto europeo che andava stimolato il più possibile. Allora, rispetto sempre a gestire le contingenze, mai con una prospettiva. È questo che deve cambiare in questo momento nel paese, altrimenti avremo un problema di, lei ci dice, un problema di politica dalla nostra politica. Io dico che noi non facciamo politica industriale da metà degli anni 70. Molto veramente una politica di volontà. Alcuni ministri illuminati ebbero l'indicazione di fare industriali. Questo io non sono d'accordo. Intanto credo che sia assolutamente vero che da molti anni manca una visione dello sviluppo del paese, quindi quali investire, perché e come rendere competitivo il nostro paese. Però, se vi posso permettere, tra il 97 e il 98, con, diciamo così, avevano esatto. Che cosa poi è successo? Perché anche qui bisogna dare bene la storia, che purtroppo al cambio di governo dell'inizio degli anni 2000, quando tra l'altro cambiavano le leggi della nazionale, quando cioè la Cina è entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, la Germania come la Francia, hanno reinvestito sulle loro eccellenze, hanno anche sostenuto l'innovazione invece in quegli anni. Guardate, si è esattamente teorizzato il fatto che noi potevamo crescere senza l'industria e l'industria manifatturiera. C'è un errore clamoroso, accompagnato in questa politica anche europea. Poi, questo ovviamente ha fatto di Maio prima, una non attenzione a settori proprio fondamentali strategici, come sono governi già innovativi, struttura. È mancato la visione di che cosa e su che cosa può crescere, cioè politica industriale e manifatturiera. Dire però che oggi, lo dico ma perché ne sono profondamente convinta, non si sia ricostruendo invece l'elemento, c'è diciamo questa nuova visione? Sì, per tre ragioni. Onestamente non avevo visto governi precedenti arrivare ai tavoli il governo, non solo attraverso i suoi ministri, ma al tavolo. Guardate, fare simbolico, ma significa mettere il peso di tutto il governo e di tutta la nazione. Per la oggi,
per l'asta di Terni, tu vai al tavolo e l'avvertenza, oltre che il ministro competente, anche il premier. È un segnale interno ed esterno. Io credo che abbia pesato anche questo sul fatto che i propri tornano indietro e si rendono disponibili ad una trattativa differente. È sufficiente, perché poi, attenzione qui, se non ho capito male, si parla, diciamo, se non ho capito male quello che diceva il presidente Di Maio, si pensa quasi a intervenire, a nazionalizzare. Io dico, su questo facciamo un ragionamento molto serio, con grande attenzione, perché ovviamente l'acciaio, soprattutto come questo, è fondamentale, perché è una base fondamentale anche per l'insieme delle nostre manifatture, ma c'è tanto altro. E allora qui la logica è anche quali sono le condizioni di sistema per consentire di fare impresa competitiva. Quindi c'è tutto il terreno degli investimenti che vanno fatti e sostenuti, e qui io la voglio dire chiara, la novità che bisogna avere. Bisogna sostenere innovazione, qualificazione e internazionalizzazione delle imprese per quei prodotti che però mantengono anche un nesso, io la dico chiara, con il domicilio fiscale in Italia, perché non è che non ci sono risorse pubbliche che stiamo sostenendo come governo e come Parlamento, per esempio sull'internazionalizzazione, per esempio sul sostegno di tutte le nostre filiere made in Italy, i nostri prodotti che sono quelli che ci fanno grandi nel mondo, per cui i consumatori acquistano, ma noi dobbiamo fare anche attenzione, perché essendo soldi pubblici bisogna, qui sì, ci sia un ritorno di occupazione e, se mi posso permettere, anche di pagare le tasse in questo paese. Mi sembra importante questo. Vorrei dire due parole. Il segnale del premier al tavolo a me è sembrato un segnale di schizofrenia, perché il giorno prima dice non tratto con i sindacati, il giorno dopo va al tavolo con i sindacati, il giorno dopo ancora ci ritroviamo in una situazione in cui quello che sta facendo il Ministero dello Sviluppo Economico è trattare gli scivoli pensionistici per ridurre un po' di personale alla ThyssenKrupp di Terni. Attualmente questo è il problema. Poi i piani industriali. Io vengo da Pomigliano d'Arco, Marchionne a Pomigliano ne ha presentati 7 e ognuno che ne presentava c'era un po' di lavoratori che si tenevano a casa in carico, cioè a carico delle tasse dello Stato e non di quelle che versano gli imprenditori. Rispetto a questa situazione, io può darsi che mi sbaglio, però in questo momento storico, senza neanche analizzare il passato, l'unica cosa che sta facendo il governo è fare un favore a chi gestisce con gli stabilimenti per abbassargli il costo del personale. Non sta dando nessun vincolo per una politica industriale del futuro che passa per l'acciaio, e dobbiamo capire come farla passare per l'acciaio. Attualmente stanno facendo solo i ragionieri e stanno dicendo la Thyssen ha bisogno di risparmiare tot, facciamo degli accordi sindacali per fare scivoli pensionistici, per dare 80.000 euro di buona uscita. Questo si sta facendo. Questa non è politica industriale, è perdita di posti di lavoro e soprattutto non è governare un paese, è mirare solo alle prossime elezioni con meno danni possibili. Diciamo che la politica industriale sicuramente è una politica di lungo periodo, mentre invece a volte c'è le difficoltà oggettive, quindi su quelle bisogna intervenire. Ma io vorrei tornare sul problema del sindacato. No, ma perché ecco, c'è una cosa che diceva Di Maio su cui bisogna dire che oggettivamente non è vera. Primo, torno anche a un pezzo prima, chi guidava i lavoratori della Thyssen nella manifestazione era la FIOM, quindi c'era il segretario generale della FIOM in piazza con loro, primo, Landini. Quindi diciamo, loro stanno alle lotte. Questo lo dico per oggettività. Secondo, il tema del premier, io sono per affrontare quello che il premier dice. Il premier dice una cosa che andrebbe discussa, io vorrei che se ne discutesse pubblicamente, perché lui dice la funzione è quella di negoziare all'interno, quindi i datori di lavoro. In fabbrica. Allora, siccome non mi sono mai nascosta su questo, a quello che è il modello sindacale più vicino al modello tedesco, piano di funzione del sindacato. Lo dico perché questo è un terreno su cui discutere. Secondo me lui deve tenere anche, invece, cosa che fa più fatica, anzi, diciamo così, continua a negare, secondo me
non è proprio, e cioè quella per cui un sindacato in Italia, cioè il sindacato confederale con la sua storia, deve invece avere anche un ruolo di dialogo sociale, perché io sono per la modernizzazione e l'innovazione, assolutamente, che non vuol dire negoziare ed espropriare il ruolo delle funzioni parlamentari. Non ero d'accordo anni fa, non sono d'accordo nemmeno adesso, ma non è quello che mi pare si debba fare. Allora, si è riaperto il dialogo anche in sede, diciamo così, del famoso tavolo verde tra... Non mi interessa, diciamo che si è aperto, tavolo. Anche se poco non si è aperto, ma insomma diciamo che su si è aperto. Diciamo così, io nella mia esperienza e mi auguro, io a quel tavolo ci sto, dico le mie ragioni, faccio un confronto di merito e non sto a discutere, questa è la mia opinione, se lo faccio di un'ora e di due ore. Quello che c'entra, che cos'è in un dialogo? Se c'è ascolto e se dall'ascolto esce poi una risposta positiva o no, o comunque una chiarificazione. Su quello che mi proponi, su questo sono d'accordo, ne terrò conto e lo pongo in discussione nella sede parlamentare, oppure no. Ma io adesso vorrei uscire un attimo da quest'angolo merito. Dell'analisi delle avventure di Renzi e i sindacati, per tale non è la vertenza asta dell'approccio tra il governo, certo, e i sindacati. E nella legge di stabilità, per esempio, cosa si è fatto di investimenti per la politica? Questo paese dove deve andare a creare nuovi posti di lavoro sostenibili e dove vuole andare industriale più sostenibile dal punto di vista ambientale, dal punto di vista economico? Hanno sempre le leggi di stabilità e i tabellari allegati, che non hanno nessuna prospettiva, se poi lì dentro i tagli di qua, ai fondi per i disabili, alla sanità e lo sale clausole di salvaguardia, e allora capisci che quella legge di stabilità è solo lo strutturale imminenti che possono essere o le regionali o le future politiche dell'anno prossimo, che molto probabilmente Renzi sta guardando. Lei dice che il governo Renzi ha una prospettiva. Una delle tante questioni che ci ritroviamo per la politica in questo paese. E il governo Renzi non è da meno. Questo però l'abbiamo detto, perché il governo Renzi non è da meno. Direi una cosa. Proviamo a ragionare sull'impianto. Come lei dice, lei è convinto che tutto quello che sta facendo nel 2020, io penso che non serva l'Italia, penso che chi oggi governa il paese, pur con tutte le pregresse non fatti, debba invece sforzarsi di dare le risposte che servono al paese. Però posso permettermi il legame che lei ha fatto con la questione di stabilità. Guardate, io perché considero invece importante i segnali che passo dietro l'altro nelle date, perché se ci fossero condizioni differenti ne faremmo di più. Ma i veri differenziali di competitività e di politiche di reinvestimento potenziali che noi abbiamo con l'Europa. Allora, abbassare il costo del lavoro attraverso è un tema serio. Secondo, solo per la precisione, poi si può restare, come è ovvio, sufficienza è stato incrementato. Punto. Lo discutiamo, lo vedremo al percorso oggettivo. Io su questo non facciamo so quello un fact che manca. Checking a questo no. Punto, non lo so. Ma guarda, la credibilità di tutti i quotidiani, vabbè, della parola dentro, tutti i quotidiani. Anche la premura di dire agli italiani che col decreto IRPEF l'avete tagliata al 10%, la legge di stabilità gliel'avete rialzata al 10%. Io infatti sono perché molto preoccupante il fatto che si siano presi gli italiani con un decreto. D'accordo tutti e due, che quello, e questo secondo me è un fatto importante in Parlamento, siamo d'accordo tutti e due che non abbiamo alle spalle le caratteristiche, cioè sul fatto che siamo, vogliamo essere il secondo paese reinvestito
investire su tutti i settori manifatturiero e industriale, sapendo che dobbiamo farlo non con l'ottica di ieri, con l'ottica di oggi. Che cos'è una moderna politica industriale? Uh-huh. È fare potenziale di competitività non con la Cina, ma con la Germania e con le condizioni europee che ci sono. Allora, si è fatto anche recentemente una, diciamo così, abbassamento dei costi dell'energia, perché competere e sostenere l'industria quando il differenziale di costo dell'energia tra noi e la Germania è del 32,4%. D'accordo, allora spiegatemi perché, poi concludo, visto che ha cominciato lei, chiudo io. Giusto. Sì, però io vorrei tornare a parlare della crisi del sindacato, però vorrei dire una cosa, insomma, sono d'accordo che bisogna investire in nuovi settori. Allora spiegatemi perché con lo sblocca Italia, avete continuato a sbloccare trivellazioni petrolifere, grandi opere inutili di cementificazione, basta andarsi a vedere, addirittura avete preferito le opere pubbliche all'archeologia. Di Maio, questo è sicuramente nuovi settori e poi alla è fine sicuramente le opere pubbliche è una cosa fondamentale è sicuramente, per il paese è sicuramente scusate non avete messo in sicurezza scusate, avete fatto TAV e autostrade scusate è sicuramente importante e fondamentale per il futuro del paese, diciamo, ma è un problema di lungo periodo. Io vorrei capire in questo momento di lungo periodo il ruolo, che questo è l'argomento sul quale dobbiamo discutere, abbiamo chiamato a discutere il ruolo del sindacato. Allora, Di Maio, il Movimento 5 Stelle non è stato mai tendero con il sindacato, che cosa gli rimproverate? Ma è sicuramente un sindacato che abbiamo visto sostenere troppo spesso, addirittura con la segretaria di sindacati all'interno di forze politiche, quelle forze politiche che per noi hanno sfasciato il mondo dei diritti dei lavoratori, a partire da pacchetti come quello Treu fino a finire con la legge Fornero per quanto riguarda i lavoratori, perché in questo momento abbiamo hanno aumentato l'età pensionabile e permesso ai ragazzi di non entrare nel mondo del lavoro. Rispetto ai disatti che ha il PD, che hanno votato le forze politiche, oggi si dicono alla parte delle persone l'hanno più deboli. L'hanno fatto le forze politiche. Le forze politiche come il PD e come il PDL, che nel governo Monti sotto il governo Monti hanno votato la riforma Fornero e prima il pacchetto Treu. Il sindacato? Sappiamo bene. Il sindacato ha visto tutto questo e ci siamo ritrovati persone Miano e Pifani a rappresentare quel mondo sindacale nel Partito Democratico, oggi sono i presidenti delle commissioni in quota PD. Questo è un segnale chiaro di forze sindacali che emigrano all'interno di forze politiche e portano con sé quel consenso che doveva essere in laboratorio. A questo poi si aggiunge un'altra cosa. Lo sappiamo tutti, abbiamo visto quello che è in grado di fare un sindacato o non è in fare un sindacato. Io vengo da una realtà, vi ho detto, come Pomigliano d'Arco, i sindacati hanno assistito al mondo del lavoro lì come in tanti altri posti d'Italia, hanno contribuito molto spesso ad alimentare i luoghi comuni contro i sindacati, sacche di privilegi si annidano all'interno dei sindacati come la legge Mosca e così via. Di fronte a queste responsabilità, oggi ci ritroviamo con un sindacato che non rappresenta più quella parte di lavoratori che sono precari, che fanno parte di un mondo del lavoro che è sempre più diffuso, e dall'altra parte ci ritroviamo sindacalisti in Parlamento, nei partiti che hanno sfasciato i diritti dei lavoratori. Ditemi quali credibilità possono agli occhi degli italiani. Ed è logico che Renzi sfrutta questa crisi, che è una crisi mediatica di italiani, per cavalcarla, però poi di fronte ai fatti viene meno, perché in questo momento, in un momento in cui lui dice io non tratto con i sindacati, non sono disponibile a parlare con loro, quando si tratta di ascoltare i cittadini con decreti come lo sblocca Italia o con leggi di stabilità come queste, si commissariano le zone d'Italia dove andiamo ad ascoltare i cittadini come Bagnoli per cercare di rimetterle in sesto, si creano delle norme che praticamente permettono oggi, sta scavando una metropolitana, di distruggere i beni archeologici che si trova davanti, è scritto nello sblocca Italia. Tutto questo oggi avviene in un momento in cui il dibattito è questo. I sindacati, secondo me, sono una struttura superata. Da una parte c'è un governo che cerca sempre di più di accentrare le decisioni. Ma vediamo quello che può succedere dopo. Dall'altra c'è il bisogno di ascoltare invece tutte le parti della società attraverso metodi di consultazione. Vediamo poi che cosa può succedere. Federico,
Le tesi di Maio sul sindacato, il colpo del sindacato. Intanto mi preoccupa, proprio perché lo dice un esponente importante, secondo me, di 5 Stelle, mi preoccupa la prima affermazione che lei ha fatto, e cioè, per come lei ha detto, la presenza di alcuni sindacalisti che smettono una cosa, vengono eletti come Parlamento. Però la sua affermazione negativa su questo significa che lei preferisce un Parlamento fatto di notai, di avvocati. Io invece, ne consegue. Io dico che invece la cosa fondamentale di un Parlamento, questa non da oggi, no, attenzione, io vorrei tanto non solo che, come dice la Costituzione, tutti potessero concorrere ad essere eletti, va bene, magari con un sistema in cui si può essere effettivamente eletti e scelti dai cittadini, ma che nel Parlamento italiano ci fosse la rappresentanza dell'insieme delle condizioni. Ma sono d'accordo. Quindi anche dei sindacalisti. Quindi anche di chi, no, attenzione, non usiamo il termine corretto, anche di chi è stato e sta quotidianamente, tutti i giorni, non soltanto quando li incontriamo noi parlamentari nelle vertenze, ma che sta tutti i giorni insieme nei luoghi di lavoro, dentro alla quotidianità. Stacchi sindacali è un po' difficile, però voglio dire una cosa, io non sto dicendo i sindacalisti. Uno per uno. La prego su questo, perché io sto pensando alle migliaia e migliaia di delegati in fabbrica che devono... Abbia pazienza. In questo momento c'è una questione molto più importante. In questo momento non c'è un problema dei sindacalisti che si fanno eleggere in Parlamento, è che se diritti del lavoro stanno mettendo il timbro ad una responsabilità politica. Uno per uno, perché sennò il dibattito non... Voi l'avete votata la legge Fornero, l'ho votata io. Tenete dei sindacalisti della CGIL nelle vostre file politiche. Non è un problema c'è leggere in Parlamento, il problema è con chi scelgono di stare e quale cultura dei lavoratori scelgono di portare avanti. Intanto assumiamo il fatto che da voi non c'è e non volete fare leggere nelle vostre file nessuno che è stato nei luoghi di lavoro, che è un sindacalista, che è un delegato, e non volete fare questo. Quindi volete caratterizzando, farvi leggere da che cosa? Dai poteri forti voi? No, non credo, no? Perché siete... abbiamo operai delle fabbriche, abbiamo disoccupati, abbiamo pensioni, abbiamo di tutto nelle nostre file, non è questo. Quindi non si capisce perché non debbano averlo anche gli altri partiti, una rappresentanza voi trasversale di tutte le realtà. Può averlo. Secondo, però si aderisce proprio ad un una errore, responsabilità politica. È proprio un errore attribuire, anziché discutere di merito, discutiamo di merito, che cosa... In che cosa non si fa un'operazione sul lavoro? Non perché ci sono 10 sindacalisti su 600 persone elette, perché questo è veramente un modo non oggettivo di fare la discussione. Non è oggettivo e posso permettermi... Ha travisato qualsiasi cosa che abbia detto, perché sta facendo felice, una sua interpretazione. Sono felice di aver travisato Di Maio. Benissimo. Guarda, allora di che parliamo? Se è travisato, allora, andiamo avanti. Allora, se è travisato, vuol dire che anche lei riconosce che chi è stato per anni vicino ai luoghi di lavoro, perché nella politica, che per i sindacalisti, soprattutto quelli che negoziano, come fanno tutti, se no non sono sindacati, intanto prendono gli iscritti, intanto prendono i voti dai lavoratori anche non iscritti nei luoghi di lavoro e devono negoziare e ogni volta si devono misurare col consenso, minimo ogni 2 anni, per i rinnovi contrattuali. Lo dico perché poi si può dire, e io arrivo anch'io, io penso che ci sia una crisi della rappresentanza sociale, però vede, un conto dal mio punto di vista è parlare della crisi e di che cosa bisogna che faccia oggi il sindacato, perché cambia tutto, cambiamo noi e dobbiamo cambiare noi della politica, deve cambiare anche la rappresentanza sociale in un mondo cambiato, però almeno riconosciamo che cosa stanno facendo e in... Non ha avuto i sindacati, ma guarda, non è solo le colpe del sindacato, le carenze del sindacato, secondo rappresentanza libera, di libera associazione dei lavoratori iscritti che si iscrivono al sindacato dalla Costituzione e, se mi posso permettere anche qui, autonomamente scelgano come regolarsi, quale vertenze fare e che posizione prendere, perché per fortuna, Di Maio, siamo in democrazia e la Costituzione glielo garantisce. Qual è secondo me il punto di crisi? E io invece su questo sono d'accordo con Di Maio. Penso che ci sia un'oggettiva difficoltà nella rappresentanza oggi, e non c'è dubbio
proprio che bisogna allargare la propria rappresentatività e la propria rappresentanza, che deve essere esattamente dentro a tutte le modificazioni che si sono determinate nel mondo del lavoro. C'è la questione dei precari, che è una cosa difficilissima perché non hanno anche tanti luoghi fisici. Questo secondo me è un tema serio. Come se io posso. Penso che sia un tema serio, ma questa è la mia opinione, la esprimo qui, ma la esprimevo anche quando stavo in un altro contesto. Io penso, per esempio, di fronte ad una crisi così profonda dell'occupazione economica e sociale, diciamo che la mia cultura mi porta a dire che bisognerebbe prevalentemente convergere sugli obiettivi tra le organizzazioni sindacali confederali, se mi posso permettere, Di Maio, non convenzionali, ma confederali, perché la parola ha un significato non solo storico, ma sta anche negli statuti delle organizzazioni sindacali. Ecco, io penso che bisognerebbe convergere piattaforme condivise unitarie, cioè io spingo molto alla mediazione da questo punto di vista, la più alta possibile, anche nel terreno del lavoro, riuscire a tenere insieme chi oggi, diciamo, a parte che nessuno oggi è garantito, che tutti possono essere messi a rischio, perché nell'economia globale non c'è più nulla di sicuro. È chiaro che di fronte a una crisi molto forte e inedita dell'occupazione e del lavoro, come c'è in Italia e come c'è in Europa, io penso assolutamente che convergere tra chi legittimamente e democraticamente rappresenta il mondo del lavoro, bisogna che trovino punti di sintesi. Discutiamo vorrei solo sapere di un'organizzazione, sì, certo, ma anche no, le altre organizzazioni rappresentano i lavoratori. Vorrei sapere se l'ha tenuto il governo Renzi, e Renzi in particolare, nei confronti del sindacato, ha aumentato e ha accentuato le difficoltà del sindacato. Lo ha messo ovviamente in un cono d'ombra che ne ha reso più difficile la vita e forse anche la convergenza verso posizioni unitarie? Questo no. No, c'è una grande differenza tra il governo Berlusconi dei primi anni 2000, che ha cercato e ha trovato la divisione con un'intesa, che è stata un'intesa separata. Qui no. Qui il governo ha chiamato, poi le organizzazioni diano loro in autonomia le loro valutazioni, ma il governo ha chiamato tutte e tre le organizzazioni ad esprimere le proprie proposte e le proprie opinioni. Non ha e non sta cercando l'intesa, anche perché lo dice Renzi. Sentiamo da Di Maio, Movimento 5 Stelle, critico nei confronti del sindacato, ha visto positivamente un atteggiamento del Premier di lontananza dei confinati? Ma quello, il problema principale in questo momento storico è la differenza tra le parole e i fatti. Io da questo punto di vista, al di là della che è un po' atteggiamento sull'Europa, in patria pubblica lettere e dà lo scontro, in Europa si toglie il cappello e dichiara fedeltà. Di fronte a questa differenza tra parole e fatti, secondo me la cosa più importante da dire è che le responsabilità del sindacato non sono di tutti i sindacati. Oggi io posso portare testimonianza di cosa sta succedendo nel mondo del lavoro, perché incontro tantissime associazioni di lavoratori, tanti sindacati che in questo momento stanno nascendo in reazione ai confederali, soprattutto dopo l'accordo con Confindustria. So dire una cosa molto semplice su questo: in questo momento storico la crisi del sindacato è uguale alla crisi dei partiti, sono speculari. Ecco, partiamo da questo per far capire che è il metodo che deve cambiare. Sono in crisi. Sì. E lei dice: io incontro tante volte piccoli sindacati, gruppi organizzati che portano avanti un comportamento valido, giusto. Sì. Io mi chiedo, ma se quel cono si è trovato il sindacato, dovesse crescere e il sindacato dovesse entrare in crisi profonda, che cosa abbiamo dopo? Avremmo comunque la rappresentanza sociale deve emergere, deve esserci, non è che non può non esserci. E allora che cosa? Forconi, no. Abbiamo sindacati corporativi, sindacati d'azienda, è meglio un sindacato, allora la domanda sì, è questa, sì. È meglio un sindacato d'azienda che rappresenta pochi lavoratori e che, mi permetto di dire, ha
possibilità di diventare corporativo o un sindacato confederale che rappresenta tutti e ha una visione più ampia? Ma la risposta io, deve essere precisa. Sì, io sono... E questa è poi la crisi del sindacato, sì. Tutto là, che cosa deve fare in futuro? La vera crisi del sindacato è un sindacato che ha smesso di stare insieme sui singoli temi e ha cominciato a fare il partito. La vera crisi di oggi è che è diventata la politica dei sindacati più grandi, che coloro che si trovano alla base, i lavoratori che poi sono cittadini, in questo momento non si sentono più rappresentati da quelle parole. Cosa sta producendo questo? Sta producendo l'effetto uguale, io mi permetto di raccontarlo in maniera speculare, a quello che si diceva quando allora muoiono i partiti, c'è la dittatura, ci sono i forconi. No, stanno nascendo movimenti, stanno nascendo associazioni. I movimenti o il sindacato confederale? Io sono, meglio questi movimenti. Sì, perché c'è libertà d'azione e più elasticità nelle iniziative. Se lei va a vedere adesso in molte fabbriche, e per effetto dell'accordo vergognoso fatto tra Confindustria e confederali, stanno nascendo tante piccole, finiscono movimenti di lavoratori che stanno portando avanti battaglie totalmente ignorate da anni dai sindacati più grandi. Questo è l'effetto che si sta creando e questo è un fermento. Ma non c'è il pericolo del corporativismo? Perché poi il corporativismo non è una parolaccia, un'ingiuria. C'è il pericolo di una partecipazione spontanea che non passa più per la tessera o passa più per il delegato sindacale, ma passa esclusivamente per una compartecipazione di idee, di conoscenze e per arrivare ad un risultato. Ed è quello che sta succedendo. In qualche modo, scusa un attimo solo, in questo modo si avallano le tesi di Renzi quando dice che non deve fare politica ma deve stare in fabbrica trattare, perché allora quello si dà una visione più generale su tutto il sindacato, i rappresentanti dei lavoratori, perché poi non scordiamoci che il sindacato rappresenta i tre sindacati confederali rappresentano 10 milioni di cittadini, di lavoratori o ex lavoratori, sono tanti, non è che sono loro, non è meglio che esprimere una politica generale? Allora, questa è la domanda, attimo, è solo questa. Aspetti un attimo, io questo, con tutto il rispetto di chi è tesserato, fa parte, io ho le mie idee, ma non è che sto condannando chi in questo momento dobbiamo capire. Però dobbiamo capitori sono iscritti a quel sindacato, perché il problema principale è che rischiamo di tenere fuori dalla rappresentanza di quei sindacati in questo momento storico un mucchio di categorie di lavoratori che non fanno parte di quei lavoratori. Molti sono pensionati o dipendenti. Le faccio pubblici. Una domanda brevissima, una posta brevissima proprio. I sindacati confederali CGIL e CISL e UIL si sono interessati solo dei lavoratori lavoro? No. O hanno pensato anche agli interessi in questi anni, agli interessi di chi il lavoro non ce l'aveva? Ma io parlo che hanno fatto. Ci hanno consegnato i sindacati confederali, io li chiamo, sono quelli che più ho visto in TV da quando sono, da prima di essere eletto, insomma, quelli che ti ritrovavi in TV ogni sera che parlavano dei diritti dei lavoratori, sono anche loro, insieme ai partiti degli ultimi 20 anni, ad aver consegnato alla mia generazione il paese sotto questo disastro. Quindi io parlo dei risultati, sono questi risultati che hanno ottenuto. Il sindacato viene dopo la crisi? A dove ci porta la crisi? E che cosa può venire dopo il sindacato? Facile, sarebbe stato ancora peggio se non ci fossero stati quei sindacati in questi anni. No, vabbè. Beata battuta. Lei che ha queste dire come la penso io. Ristabiliamo un attimo di cose oggettive. Intanto, questi sindacati sono quelli che dal 93, con l'accordo del 93, si sono fatte le rappresentanze sindacali, quindi rappresentano attraverso un voto democratico non solo gli iscritti, in fabbrica sto parlando, ma anche i lavoratori che partecipano al voto. Questo è giusto dirlo, perché la frantumazione o anche la nascita di nuovi sindacati si misurerà con le regole democratiche di quanto rappresenti. Di Maio, se in una fabbrica questo piccolo movimento, questi nuovi sindacati che legittimamente possono scegliere di nascere, ma rappresentano 5 persone in termini di voto in quella fabbrica e gli altri ne rappresentano sempre in termini di voto il 90%, ovviamente la democrazia, che poi anche il merito sindacale sia democraticamente validato lì. No, questo lo dico perché è una cosa fondamentale del sindacalismo italiano che si sono fatte. Perché questo rappresenta, secondo me, un punto avanzato persino in Europa, perché, come dicevo prima, il modello tedesco è differente da questo punto di vista. Secondo,
evito in cui tu hai una precarietà molto diffusa, ma soprattutto un'assenza di lavoro, una rappresentatività e anche una crisi, ovviamente, di numeri della rappresentatività. Poi, io penso che il sindacato si debba porre il problema del suo reinsediamento, insisto su questo, del suo reinsediamento nei nuovi modelli di presenza professionale, di precarietà, di lavori, diciamo così. Io su questo sono d'accordo. Perché quindi un rinnovamento al proprio interno? Secondo me è un rinnovamento di rappresentatività, prima ancora che di rinnovamento dei suoi gruppi dirigenti, quello è la loro autonomia che lo decide. Ma proprio per questa ragione sarebbe importante, poi ovviamente questa è un'opinione, sarebbe importante che lo facessero facendo un ragionamento insieme. Vi faccio due esempi. Sempre di più c'è un'interdipendenza tra il lavoro che c'è in Italia, le fabbriche, e il loro legame con altri lavoratori, l'abbiamo visto in diverse vertenze, che sono presenti in altri paesi europei. Oggi è decisivo, decisivo per il sindacato, il rapporto e anche cessione di sovranità nel luogo negoziale europeo, perché come noi della politica è molto difficile, nel momento in cui lì si decidono molte delle politiche e molti anche di che cosa sono coordinate le politiche, finché il sindacato deve avere anche questo ruolo, finché i sindacati seguono il meccanismo delle tessere, per me è fallimentare, ma finito. Ma le tessere sono lì. Una libertà di scelta. Sì, no, io sto dicendo ma io, non c'è solo le tessere. No, mi scusi, non voglio assolutamente essere tendente. Ho detto esclusivamente che è il meccanismo della rappresentanza che lei citava, che è un meccanismo che secondo me adesso ha creato la crisi, come dei partiti così dei sindacati. No, perché dall'altro punto di vista ci sono altri meccanismi. Per esempio, faccio un esempio. Si voterà oggi pomeriggio alla Camera i rappresentanti del CSM e della Corte Costituzionale, cioè gli esponenti che i partiti mandano lì. Alcuni partiti politici li hanno decisi all'interno delle segreterie di partito, come il PD, che voi vaglierete e verificherete in segreteria, avete verificato in segreteria di partito. Noi abbiamo scelto con i nostri iscritti di farglielo confermare uno ad uno, potrà votare sul nostro portale registrandosi con carta d'identità. In questo caso noi crediamo che coinvolgendo i cittadini si crea un maggiore controllo pubblico e una maggiore attendibilità della volontà dei nostri iscritti. È questo che deve cambiare, perché al di là dei numeri di ONI e quante persone sono rappresentative, stai dicendo che bisogna fare le primarie per no, le no, nessuna primaria, non vi spaventate, perché no, le primarie non mi spavento perché le primarie il PD sono le ha fatte prima di voi, non sì, è questo il punto. Sì, poi non sappiamo che è successo. Il discorso non è questo il punto. Il punto è coinvolgere sempre di più, come i cittadini nelle scelte, i lavoratori. Esatto, ma è quello che si fa dal 93. Perché voi parlate di rappresentati, no. Temi su va bene, è questo quello no, che ma è mancato. Ma lo fanno in fabbrica, no? Di va Maio, bene, guarda, perché no, io l'ho praticata questa cosa che dico, c'erano regole, se non lo praticavo, le regole di discutere con i lavoratori, quale piattaforma, quale rivendicazione, ovviamente è torto. Come cultura sindacale, ma anche contro le regole che c'è. Le assicuro che dal 93 funziona così. Ognuno ha le sue regole, però questo è un dato oggettivo. Il dibattito e l'accordo fatto tra Confindustria e CGIL CISL UIL sulla rappresentatività, guardate, è un fatto di straordinaria trasparenza. A proposito, Di Maio, su questo dovremmo valutarlo insieme positivamente, perché mette in trasparenza quanto rappresenti democraticamente, quanto rappresentano, chi rappresenta i lavoratori e chi rappresenta le imprese, perché se c'è un limite, e nella crisi è fondamentale, è sapere per chi stai negoziando, se è democratico. Per me è stato un modo per tagliare fuori una grande fetta non di operai. Non è vera e questa di, cosa. No, però non si è tagliato fuori. Perché? Sentiamo perché. Perché tagliare fuori? Quando si fa un accordo del genere si è fatto in modo che una buona fetta dei rappresentanti dei lavoratori siano stati fuori da quelli che potevano essere occasioni importanti di contrattazione. Quando? Perché? Io mi permetto. Voglio capire il ragionamento. Perché sono stati tagliati fuori? Perché in quel momento si decide in un accordo tra CGIL, CISL e UIL e Confindustria di pesare. Io non sto. C'è un'altra cosa. Io vorrei un concetto fondamentale.
abbiamo due modi di concepire la rappresentanza dei cittadini differente. Nel momento in cui si dice tanto pesi, tanto rappresenti, in quel momento noi stiamo affidando per delega un mandato a delle persone che per noi è troppo grande. La delega in bianco che si è dato troppo spesso con le cariche elettive in questi anni ha prodotto la crisi della politica. Scusa, Di Maio, scusa un attimo solo, una domanda. Voglio capire se il modo di il modo di formazione della politica dei sindacati e delle confederazioni CGIL e CISL UIL è democratica o non è democratica? Ma è democratica secondo il concetto della democrazia rappresentativa. Viviamo in una società con una democrazia. Scusi, voi ricordate come è nato il la nostra intenzione era quella di anche voi. Sì, ma la nostra intenzione è quella di spingere il più possibile la democrazia partecipata. Secondo lei i lavoratori non partecipano alla vita del sindacato, alla decisione del sindacato? Non tema su tema, e sui temi importanti devono partecipare di più. Lei si accordo di Confindustria CGIL e CISL UIL prevede che gli accordi poi vengano validati da un referendum dei lavoratori. Sì, ma gli accordi più di quello che devo fare, li chiami a votare. Di Maio, su però questo aspetti, magari aspetti. Se la politica prendesse esempio da questo modello democratico di forte partecipazione, magari aiuterebbe, perché è importante far partecipare. Io sono totalmente d'accordo. Posso però dirle che proprio per l'esperienza oltre che per la realtà, il fatto che su ogni piattaforma devi sentire i lavoratori, giusto l'intesa, devi tornare dai lavoratori che devono validartela, perché tu stai a un tavolo delegazione ristretta per negoziare e poi però hai ragione, certo. Ma poi si torna dai lavoratori e se i lavoratori bocciano l'intesa devi tornare a negoziare. Perché sono è diverso dal modello importanti. Tedesco? Lei prima citava il modello tedesco. Qual è il modello tedesco differente? Questo è persino più partecipato. Perché? Perché il modello tedesco è fatto in un altro modo, è stretto, ma io devo dire al modello tedesco tendo, perché il modello tedesco ha anche un altro presupposto culturale e politico, e cioè quello che la rappresentanza del lavoro con la rappresentanza delle imprese tendenzialmente non è conflittuale, ma ha un ruolo reciprocamente riconosciuto per affrontare i temi, e lì ci sono le regole su cosa devi fare, persino quando devi dimenticare. Perché lì c'è la codeterminazione, si dice, cioè tu hai persino esatto. Benissimo, ma quella non è partecipazione dal basso. Di Maio, facciamo un accordo che noi presentiamo insieme il disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori alle imprese in Italia. Non lo possiamo firmare insieme perché io sono alla Camera, ma io lo facciamo insieme, primo firmatario alla Camera, prima firmatario al Senato. Il diario del lavoro crede nella partecipazione come nessun altro mai, e io sono pronto a portare su una campagna per questo, perché la partecipazione è l'unica cosa che ci può salvare del paese e non viene fatta. Lei è qui giustamente ad intervistarci, ma fondamentale è che se nella democrazia rappresentativa non si mettono delle nuove regole, la democrazia rappresentativa diventa un eccesso di delega. Se non si mettono limiti ai mandati dei rappresentanti, sia in politica che nei rappresentanti sindacali, non tutti alcuni nella CGIL dopo 8 anni, alcuni sindacali. Poi se mi parlate del sindacato, esperienze di tutti. Il problema vero, guardate, è la deriva della democrazia rappresentativa, che in questo momento vale per i partiti come per i sindacati, e su questo poi possiamo avere idee differenti. Abbiamo poi tutta una fetta come di cittadini e come di lavoratori che non si sentono più rappresentati, non perché quella persona è meno valida di un'altra, ma perché è il metodo che è sbagliato. E su questo allora, anche l'obiettivo di questo faccia a faccia non è quello di metterci d'accordo, assolutamente. Però, anzi, se trovassimo punti di convergenza sarebbe molto bella, e forse questa della partecipazione potrebbe essere, chissà, un sistema costruttivo veramente per il paese. Però io, prima di chiudere questo faccia a faccia così interessante, vorrei portare un altro argomento su quale capisco che dovremmo parlare per un'ora intera, ma non l'abbiamo. Il Presidente della Repubblica nei giorni scorsi, parlando in un discorso alle forze armate, ha parlato di cito fra virgolette, spinte dell'antagonismo sull'onda di contrapposizioni ideologiche così datate e insostenibili, che a suo avviso porterebbero a riapri virgolette nella nostra società rotture e violenza di intensità forse mai vista. Ora, io trovo queste affermazioni
vogliamo dire, strane, un po' particolari, non riesco a capire e voglio chiedere a tutte e due, uno e poi all'altro. C'è un problema di ordine pubblico nel loro paese per colpa dell'antagonismo, e chi è questo antagonismo? È l'antagonismo della CGIL che il 25 di ottobre ha portato non si sa quanti, perché giustamente nessuno ha detto quanti centinaia di migliaia di persone, ma sicuramente erano tantissime in piazza a manifestare una propria idea. E questa, secondo lei, che cosa c'è dietro? Diciamo che sono parole quando abbastanza Renzi critiche. Dice il sindacato non, il lavoro non deve essere il terreno di scontro, ma c'è scontro o c'è confronto nel nostro paese? Chi pensa che in questo momento non ci sia scontro nel nostro paese tra parti sociali probabilmente o si illude che non sia così o non è stato mai. Dove legge questo scontro? In questo momento esiste uno scontro tra parti sociali perché c'è una tale crisi che crea all'interno della nostra società determinati problemi anche a volte di ordine pubblico, però questo non significa ordine pubblico, creare, no. Non significa creare poi terrorismo su quello che sta succedendo. Io in queste parole società violenta, rotture e violenze, intensità forse mai vista. Noi abbiamo da 15 anni di terrorismo, ragazzi, ma che scherziamo? No, di là, io non quella era la rottura della società, non è un metalmeccanici che protestano perché la fabbrica della ThyssenKrupp viene chiusa. Esatto, le parole del presidente Napolitano ognuno le interpreta un po' come vuole. In questo momento è un messaggio abbastanza anche criptico, però sinceramente non mi appassionano. Mi appassiona di più in questo momento il problema di una parte di questa società che è totalmente tagliata fuori da tutti quelli che sono anche i servizi essenziali. Abbiamo 10 milioni di poveri, di cui 6 in povertà assoluta in questo momento. C'è una parte di società che soffre sempre di più e questa sofferenza crea tensioni sociali. Se poi aggiungiamo un'altra questione, difficoltà più che tensione, è una cosa di me. Comunque, ma sì, sicuramente. Per me le tensioni sociali significano anche che ci sono persone sempre più in difficoltà che non ce la fanno più e cominciano seriamente a scocciarsi. Quello che può produrre questa situazione io non lo so, e ovviamente credo che pochi analisti possono saperlo. Di certo non aiuta che si continui a provocare la popolazione con slogan, con annunci che poi in realtà non si rivelano mai veri. Alle imprese è stata riaumentata l'IRAP del 10% dopo che gli era stata tagliata. Di fronte a queste situazioni, secondo me l'atteggiamento saggio di un Presidente del Consiglio è quello di cercare di essere credibile nelle cose che dice e che fa, piuttosto che non è credibile. Non è credibile. Vai, Fedeli, cosa c'è dietro queste parole del Presidente? Devono fare riflettere tutti quelli che hanno responsabilità, innanzitutto chi ha prime responsabilità degli altri. Intanto voglio dire che non si riferiva con la parola antagonismo, perché il ragionamento che ha fatto il Presidente è: ci sono già livelli di tensione, di estremismo, ovviamente legati alla situazione internazionale, che penetra anche nei livelli interni, e questo è un tema molto molto delicato che va ovviamente affrontato con le competenze che ci sono. E dall'altra parte, quando lui si riferiva all'antagonismo è perché si rende conto, e non parlava delle organizzazioni sindacali manifestare pacificamente, ma al fatto che essendoci una situazione sociale, perché quando tu sei alla disperazione ovviamente c'è un terreno facile di strumentalizzazione anche di elementi, diciamo, che possono portarti nella disperazione a esprimere in modo non proprio, se mi posso permettere, non proprio la tua tensione. Quindi sottovalutare che cosa sta vivendo il Paese è un errore. Il Presidente, secondo me, ha richiamato noi a responsabilità. Ma che cosa io aggiungo? Che a questo punto dovremmo tutti, il modo in cui abbiamo di confrontarci dovrebbe abbassare i toni e cambiare il linguaggio. Io sono per smetterla di utilizzare tra gli avversari. Guardate, questo è un tema di richiamo che per me, a me ha fatto riflettere molto su questo punto il Presidente della Repubblica. Non è la prima volta che mi fa riflettere, non è la prima volta, anche perché a differenza di Di Maio sono diversamente giovane, quindi ho qualche anno in più vissuto periodi complicati, in cui, guardate, anziché dire ci confrontiamo su questo, io la penso così, ma anche utilizzando argomenti, diciamo, forti, ma la delegittimazione fra voi è un elemento che crea ulteriore tensione, perché crea
divisione, nella divisione in una situazione complicata, secondo me può alimentare elementi non voluti, non voluti, di violenza. Secondo me questo è un tema forte. E qui chiedo scusa perché che faccio un riferimento a ieri all'Aula del Senato. Perché la delegittimazione, quando anche avviene in sede istituzionale, è un problema. Io ieri sono rimasta molto scossa dal fatto che considero sempre legittimo che si facciano interventi molto forti nel linguaggio, nelle opinioni. Ma quando ieri abbiamo vissuto al Senato il fatto di un gruppo politico non ha fisicamente impedito in un esercizio previsto costituzionalmente di voto, ecco, diciamo che anche lì tu raggiunto di condizioni in cui non siamo più avversari, mentre invece noi siamo politicamente avversari. C'è chi è guai se non ci fosse l'opposizione, certo, in democrazia. Ma io considero avversari questi, non nemici da abbattere, non nemici da cui impedire il libero e democratico esercizio, per giunta in sede costituzionale. Allora, non faccio legami, però diciamo che rispetto anche alla cosa, secondo me, giusta che diceva Di Maio, cioè noi abbiamo una situazione sociale complicata. Sfido, quando si va a parlare in mezzo alla gente, la gente vuole fatti, vuole risposte, perché ovviamente è in una situazione di disperazione. Allora io credo che una nostra responsabilità, parlo della politica, non voglio parlare di altri, è quella di assumerci tutti questa responsabilità di che cosa sta vivendo il nostro paese, e proviamo a decidere che ci confrontiamo su: io ti propongo di fare questo per risolvere la cosa in questi tempi. L'opposizione dice: io ti propongo invece quest'altra cosa in questi tempi. Cioè, confrontiamoci. Confronto su proposte migliore, e non su reciproca delegittimazione, perché questo alimenta un clima non solo che non si, ecco, ma di utilizzo, qui sì, strumentale delle difficoltà che il paese vive. Posso fare un'ultima domanda? Prego. A Di Maio, il Movimento 5 Stelle chi vorrebbe per Presidente della Repubblica dopo Napolitano? Ma noi lo faremo scegliere come abbiamo fatto a suo tempo, e la votazione online partorì Stefano. Faremo scegliere vedremo se i cittadini decideranno. Noi, attraverso il nostro portale, facciamo le Quirinarie, che sono un meccanismo di democrazia partecipata che prevede candidature di persone, e i primi 10 candidati poi vengono votati dai nostri iscritti. È la prima volta che è successo nella storia della Repubblica. Io sono contento della vedere sul fatto delle delegittimazioni reciproche, perché in questo momento in cui avete licenziato quel decreto legge, io ricordo che il Presidente del Consiglio ai comitati che manifestavano democraticamente il dissenso verso lo sblocca Italia, che noi chiamiamo sfascia Italia, li ha definiti comitatini, provocando deliberatamente le loro ire. In questo momento in cui lei fa l'appello, allora io non avevo la capacità di interpretare come la collega Fedeli le parole del Presidente della Repubblica. Sono contento che ci sia stata una sorta di interpretazione autentica. Bene, quelle parole, se sono state interpretate così, allora si riferivano prima di tutto ad un Presidente del Consiglio, occasione per delegittimare gli avversari con slogan, epiteti, roba da TSO, si riferiva a noi quando lui si faceva la campagna elettorale per le primarie. Se questo è un appello al Presidente Renzi, e voi, non ave- e voi Di Maio, Di Maio, non avete nulla da dire, no, a voi stessi? Sbagliamo tanto, per carità. Guardi, noi sbagliamo tanto. In questo senso, diciamo, iniziamo noi due, per le nostre responsabilità, certo, a dirlo insieme questa cosa, perché credo, senza dire deve prima cominciare il Premier, no, deve, carità, prima cominciare Grillo, deve prima cominciare Grillo, non lo dico seriamente, non lo sto facendo come questione, diciamo, di parte. Io sono seriamente preoccupata, e siccome credo che persone responsabili, anche per le funzioni istituzionali che noi abbiamo, dobbiamo almeno insieme salvaguardare i luoghi formali delle istituzioni, le modalità democratiche in cui si svolge il dibattito. Io penso che su questo sia lei che io dobbiamo garantirlo. Noi dobbiamo garantire alle opposizioni le loro condizioni di espressione di opposizione,
e reciprocamente le opposizioni alla maggioranza in sede parlamentare, ma mai superare il limite che ovviamente prevalica, come è avvenuto ieri al Senato. Su questo c'è tanto da dire, insomma, cosa supera il limite. L'ultima volta che si è assistito ad una cosa del genere da parte del Movimento 5 Stelle è quando alla Camera si sono trasferiti 7 miliardi e mezzo di euro alle banche sotto il governo Letta. Ieri è stato un decreto che per me è vergognoso. Il nostro discorso va al di là della contingenza immediata. È chiaro che giorno per giorno tra l'altro maggioranza e minoranza politica si creano sicuramente delle difficoltà. Opposizione che è diversa, è una legittimazione democratica molto importante. Però mi sembra che, se posso fare un minimo di mi sembra che terreno di confronto e non di scontro oggi si è venuto fuori, e mi sembra molto importante questo. Pur nella differenza di posizioni e di giudizi, qualcosa è venuto fuori. Io spero che in qualche modo abbia contribuito e contribuisca magari in futuro. Io vi ringrazio molto della vostra partecipazione. Grazie. E saluto tutti quelli che ci hanno seguito sul Diario del Lavoro. Grazie. Grazie. Ciao.